Prosegue l'indagine portata avanti dal comando di Polizia Municipale di Piazza de Libia coordinato dal comandante Giovanni Incorvaia in collaborazione con il leggegno civile di Agrigento per quanto riguarda l'utilizzo abusivo di acqua prelevata da pozzi non autorizzati. La spralotta alla realizzazione di pozzi d'acqua abusivi e all'uso illegittimo dell'acqua prelevata da quelli regolarmente autorizzati ha finora portato all'emissione di 20 sanzioni amministrative la cui irrogazione frutterà al comune svariate decine di migliaia di euro. La sanzione di minore entità economica è stata infatti di 517 euro ma Molte altre, tra quelle combinate, sono state di importo pari a 5.000 euro, sigillati finora ben 15 pozzi, denunciati all'autorità giudiziaria quattro persone. L'indagine, però, lontana dall'essere conclusa: gli agenti di polizia municipale impegnati in questo servizio stanno pattugliando la città e, in particolar modo, le zone periferiche alla ricerca di altre situazioni di abusivismo. In prima linea anche il Genio civile di Agrigento che, dopo le indagini di polizia della municipale, ha decretato l'apposizione dei sigilli sui pozzi nei quali è stato riscontrato l'abusivismo. Come si ricorderà, l'indagine va avanti ormai da diversi mesi e ce ne siamo già occupati diverse volte, adesso arrivano i primi numeri di un bilancio ancora parziale, poiché come detto l'inchiesta è più aperta che mai.